Eccoci qui, buonasera. Buonasera a tutti, grazie di essere qui così numerosi, è sempre una conferma e una sorpresa, devo dire, ogni volta che organizziamo queste iniziative. Siamo al secondo appuntamento di questo ciclo di Anatomia di un capolavoro, il quarto ciclo nell'edizione 2018, e è un ciclo che si presenta per noi con significati abbastanza profondi, abbastanza, oserei dire, quasi toccanti, possiamo dire. Da un lato perché il capolavoro di questa edizione, come abbiamo già detto in occasione della prima conferenza con Aldo Galli, è uno dei capolavori più importanti del museo, cioè Jacopo della Quercia, un capolavoro che attraverso questo ciclo in qualche modo vorremmo, non dico riscattare, ma far conoscere di più di quanto non si conosca al di là degli addetti ai lavori. Il Museo della Cattedrale è sostanzialmente assorbito dalla grande figura di Cosme Tura e segnatamente, qui ci tiriamo le orecchie da soli, anche dal punto di vista espositivo, la povera Madonna di Melagrana patisce la presenza di Cosme Tura al punto che, come amiamo dire noi spesso, un capolavoro cela un altro capolavoro, credo sia un caso abbastanza unico nella storia della museografia italiana. Ha delle ragioni profonde, delle ragioni specifiche, le spiegheremo a suo tempo quando cercheremo probabilmente l'anno prossimo di risolvere questo problema e lasciamo un po' di suspense nell'aria rispetto a questa situazione. Dicevo, per il Museo della Cattedrale ha molti significati questo ciclo perché cade attorno a una specie di doppio compleanno. L'anno prossimo, nel 2019, il museo compierà 90 anni. Il Museo della Cattedrale viene fondato nel febbraio del 1929, quindi saranno 90 anni dalla nascita del museo. Curiosamente, questo ma è un doppio compleanno, saranno 20 anni dalla firma della convenzione, che fu firmata nel dicembre del 99 e che ha determinato lo spostamento del Museo della Cattedrale dall'antica sede, quella che i più anziani di noi ricordano anche con qualche affetto, al di sopra del Nartece della Cattedrale, e con lo spostamento appunto in San Romano, l'ex chiesa di San Romano. E il ciclo poi cade anche in un altro momento, perché sono 610 anni, diciamo così, che il nome di Jacopo della Quercia non risuonava in città in maniera diciamo ufficiale, parlando di lui da vivo almeno, nel senso al di là della guidistica 600-700esca. E nel 1408 è l'ultima attestazione, se non sbaglio, della presenza a Ferrara di Jacopo della Quercia, ripeto, con lui da vivo in qualche modo. Nella nostra suddivisione, delle nostre chiacchierate attorno all'anatomia di un capolavoro, noi in genere, ma veniamo alla nostra ospite. La nostra ospite è Laura Cavazzini, che ringrazio a nome del Museo della Cattedrale tantissimo di essere qui con noi, e professore di storia dell'arte medievale all'Università di Trento. E, nata a Parma, i suoi studi sono senesi, sono svolti a Siena, sotto si diceva una volta l'alto magistero, davvero, di Luciano Bellosi, e con il quale nel 91 ha discusso una tesi su Niccolò di Pietro Lamberti tra Firenze e Venezia. Una formazione, quella degli allievi degli anni 90, lo dico da uno un po' più giovane, diciamo così, che io ho guardato con grande invidia, lasciatemelo dire, quando appunto gli allievi di Luciano Bellosi ebbero modo di lavorare attorno a due cantieri straordinari di mostre degli anni 90, che hanno ridefinito, almeno agli occhi dei più giovani, come ero io in quel momento e molti di noi, la tipologia di mostre che potevano sposare divulgazione e rigore, insomma penso a Pittura di Luce o penso in particolare nel caso di Laura Cavazzini ma anche di Aldo Galli alla mostra sulla scuola di Piero del 92-93, se non ricordo, 92. E il percorso di Laura Cavazzini poi prosegue con, la diciamo in maniera più semplice, il perfezionamento che in realtà è un dottorato alla Scuola Normale Superiore di Pisa con Enrico Castelnuovo, dove discute una tesi su Jacopino da Tradate e il cantiere del Duomo di Milano.
Dopo comincia, possiamo dire, la carriera accademica con una lunga fase di insegnamento a Messina, all'Università di Messina, circa un decennio, 11 anni se non sbaglio, per poi approdare a Trento nel 2013 come professore associato, conseguendo l'anno successivo l'abilitazione a professore, l'abilitazione nazionale a professore ordinario. Gli interessi di Laura sono principalmente indirizzati alla scultura, all'oreficeria e all'architettura del 2 e del 300, ma anche alla cultura artistica del gotico internazionale e, in modo particolare, devo dire, in modo molto affascinante ai miei occhi, alla genesi dei linguaggi rinascimentali. Chi si occupa di cantieri tardogotici in Italia, che studia l'architettura e la scultura tardogotica in Italia, sia essa quella del Duomo di Milano, della Basilica di San Marco, del Duomo di Mantova, della Basilica di San Petronio, incontra sempre nei suoi studi gli studi di Laura Cavazzini, alla quale dobbiamo tantissime precisazioni e scoperte. Ricordo in modo particolare la scoperta del nome di uno degli artisti più straordinari e interessanti di questa stagione, cioè il maestro di Sansone, il maestro del Sansone, cioè colui che scolpisce il sepolcro Canetoli a San Francesco a Bologna, o le mezze figure, i busti della fiancata di San Petronio, identificato in Alberto da Campione, di cui sentiremo sicuramente parlare oggi. E un problema attributivo che maestri del calibro di Venturi, di Toesca, di Bellosi avevano affrontato non trovando la chiave giusta. Ecco, Laura Cavazzini l'ha trovata questa chiave e ha dato un'attribuzione e una definizione, credo possiamo dire, totalmente definitiva. E poi autrice di tanti studi, vado veloce a questo punto, nel 99 autrice del catalogo della mostra del fratello di Masaccio, Giovanni di Ser Giovanni, detto lo Scheggia. Nel 2004 ha pubblicato un libro molto importante, Il crepuscolo della scultura medievale in Lombardia. Nel 2005 ha pubblicato una monografia su Donatello. Nel 2009 ha organizzato a Roma la giornata di studi sul cantiere pittorico della Basilica Superiore di Assisi e la questione giottesca. Documentazione di interessi giotteschi molto profondi che Laura Cavazzini ha maturato alla fine degli anni del primo decennio del 2000. Nel 2010 è ideato e curato il convegno internazionale Giotto e la rivoluzione razionalista della pittura occidentale alla fine del 200. Sempre nello stesso anno, tra i curatori di quella stupefacente mostra che ricordavamo anche la scorsa volta, cioè da Jacopo della Quercia a Donatello, Le arti a Siena nel primo rinascimento, una mostra davvero importantissima per gli studi non solo senesi, ma tout court del rinascimento, possiamo dire. Tra il 2012 e il 2017 ha collaborato alla redazione del catalogo sistematico del Museo del Duomo di Milano ed è impegnata attualmente, è corresponsabile di un progetto di ricerca PRIN del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica attorno al catalogo scientifico della pittura e della scultura del Museo del Bargello. Tante cose molto dense. Quello che vorrei dire in chiusura di questa breve presentazione è che un excursus di questo tipo ci trasmette la tipologia di studiosa che Laura Cavazzini è, cioè una studiosa che pone al centro dell'attenzione l'opera d'arte nella sua materialità, potremmo dire, l'opera d'arte come oggetto da studiare, da approfondire, senza mai perdere però, senza come dire, mai allontanarsi dal contesto studiato attraverso i documenti, oltre che attraverso lo stile. È uno sforzo costante appunto nel mettere in relazione l'oggetto di studio, l'opera d'arte, all'interno di una seriazione interna, come possiamo dire, quindi la ricostruzione del catalogo degli artisti, ma anche, e questo per me è veramente molto importante, all'interno del contesto e in quell'elemento che dovrebbe essere la base della nostra disciplina, cioè la collocazione dell'opera all'interno di una serie di modelli. Come amavano dire i nostri maestri, la storia dell'arte è una storia di modelli. Ecco, quello che vedremo oggi è sicuramente un percorso di questo tipo e noi ringraziamo tantissimo Laura Cavazzini di essere qui con noi. Grazie. Giovanni, grazie a te per questo invito che mi ha fatto molto piacere. Io torno a Ferrara sempre molto volentieri, è una città a cui nel tempo mi sono affezionata, dove ho degli amici, dove appunto, quando posso, quando trovo il tempo, mi piace tornare. E parlare a una platea ferrarese della Madonna della Melagrana
è quasi imbarazzante. È un'opera splendida, è un'opera meravigliosa, è un'opera nota, cruciale nella storia dell'arte italiana, nella storia della scultura quattrocentesca italiana e più in generale cruciale nella storia di quella congiuntura che gli storici dell'arte si sono abituati a chiamare, almeno in Italia, del gotico internazionale. Ed è cruciale per la ricostruzione della personalità, della carriera di un artista di primissima grandezza come Jacopo della Quercia. Però è vero che La Madonna della Melagrana non è l'opera più nota di Jacopo della Quercia, è forse una delle opere più splendide di questo splendido scultore, ma la celebrità di un'opera iconica come Il sepolcro di Ilaria del Carretto, che poi vedremo insieme, ha forse messo un po' in ombra quest'altro capolavoro, che oltretutto sta lontano dai luoghi frequentati solitamente da Jacopo della Quercia, che fu un artista e un uomo piuttosto irrequieto, a cui piaceva muoversi, a cui piaceva viaggiare, che attraversava con disinvoltura i valichi dell'Appennino da nord a sud e da sud a nord, e che per tutta la carriera visse valicando l'Appennino, muovendosi tra Lucca, Bologna e Siena. Questo è un po' il triangolo, della sua carriera. Ferrara sembrerebbe ai margini di questa triangolazione. E se la guardiamo a Ferrara, la meravigliosa Madonna della Melagrana, è un'opera che un grande studioso di scultura gotica, Giovanni Previtali, avrebbe definito, a ragione, fuori contesto. C'è un'opera che si fa fatica a mettere in relazione con altre opere qui in città, un'opera isolata, e forse anche per questo che non è stata apprezzata fino in fondo, che non è stata capita fino in fondo anche nella sua qualità. È un'opera di cui in realtà sappiamo moltissimo, grazie agli studi eruditi che a Ferrara hanno una tradizione lunga e molto vivace a partire dal Settecento, studi che nel tempo hanno messo in luce una serie di documenti che permettono di ricostruire nel dettaglio la genesi di quest'opera così straordinaria. Così straordinaria anche perché si tratta di una figura monumentale di grandi dimensioni, alta più di 1,5 metri, realizzata in un materiale, il marmo di Carrara, che nella pianura padana è raro da incontrare, soprattutto per opere di questa stazza nei primi anni del 400, quando il capolavoro di Jacopo della Quercia è stato realizzato. Quindi un'opera peculiare davvero da tanti punti di vista. Per chi la incontra per la prima volta e si confronta con questo oggetto faccia a faccia, non può non saltare agli occhi quell'iscrizione che vedete scritta sulla base, lungo la base, Giacomo da Siena, 1408. Sembrerebbe una firma, ma non è una firma. È un'iscrizione apposta a un certo punto della storia di quest'opera, un punto che si fa fatica a precisare, ma relativamente recente, e che molto probabilmente ha lo scopo di fissare il contenuto di una scoperta archivistica, probabilmente la prima scoperta archivistica che aveva permesso di gettare nuovamente luce su quest'opera, che ricordava appunto il nome di questo scultore senese, Jacopo da Siena, e la data 1408, che sembrerebbe la data di esecuzione dell'opera, ma come Giacomo da Siena non è una firma, il 1408 non è esattamente la data di esecuzione dell'opera. Opera che in realtà fu commissionata qualche anno prima, fin nel 1403. Allora, cosa succede nel 1408? Perché si è voluto ricordare questo anno?
Nel 1408 non succede quasi niente in relazione all'opera, se non che i committenti della statua in marmo si presentano davanti a un notaio e dichiarano che tutti i conti in sospeso con lo scultore che l'ha realizzato sono effettivamente chiusi. Quindi, diciamo, è un atto formale per dichiarare che l'artista ha compiuto il suo dovere e i committenti lo hanno saldato. In realtà, vi dicevo, la storia della genesi di questa scultura così straordinaria per Ferrara e per Jacopo della Quercia risale a 5 anni prima, all'estate, alla tarda estate del 1403, quando Jacopo della Quercia sottoscrive un contratto a Ferrara confrontandosi, diciamo, con gli esecutori testamentari di un personaggio che doveva aver avuto un ruolo importante in città e in particolare alla corte di Niccolò III, Virgilio Silvestri, che era originario di Rovigo, che era morto da poco, era stato il camerlengo di Niccolò III e aveva lasciato per disposizione testamentaria l'intenzione di allestire una cappella in Duomo e di allestirla in modo molto sontuoso, collocandovi una scultura in marmo sotto un'edicola, scultura che sarebbe stata poi corredata da una serie di dipinti murali. Jacopo della Quercia nel 1403 evidentemente a Ferrara non era conosciuto, fatto sta che si chiede a un altro artista che invece lo conosceva bene di garantire per lui, in senso materiale, nel senso di impegnarsi a risarcire i committenti qualora lo scultore non avesse svolto nei tempi previsti e nei modi previsti il suo lavoro. Questo artista è un intagliatore che si chiamava Tommasino, era originario di Baiso, una località vicino a Modena, oggi in provincia di Modena, che aveva finito per radicarsi a Bologna. E quindi, diciamo, il fatto che un bolognese, seppur un bolognese acquisito, sia il garante di Jacopo in questa circostanza già apre, diciamo, una pista per andare a cercare le ragioni di questo ingaggio, cioè come mai dei committenti ferraresi scelgono uno scultore toscano, uno scultore originario della Toscana. Jacopo della Quercia si impegna a consegnare il lavoro finito nel giro di un anno, cosa che non fa, come spesso nella sua carriera. Altri documenti che abbiamo riguardo al suo modo di lavorare ci fanno capire che Jacopo della Quercia prendeva spesso degli impegni che poi non onorava nei tempi dovuti, ma se li trascinava questi lavori per qualche anno, a volte per molti anni. Fatto sta che agli inizi del 1406 il lavoro è ancora in esecuzione e Tommasino da Baiso, l'intagliatore amico di Jacopo, torna a Ferrara, solo lui questa volta, Jacopo non c'è, e si impegna solennemente a consegnare la scultura nel giro di qualche mese, cioè per il settembre seguente. Evidentemente il lavoro era già avanti, non doveva mancare molto perché questa volta l'impegno fu onorato e nel gennaio del 1407 si sa che la scultura è finita, tanto che i committenti, cioè l'esecutore testamentario di Virgilio Silvestri, ingaggiano un pittore che doveva essere molto celebre ai suoi tempi, che si chiamava Michele Carri, ma di cui oggi non sappiamo quasi niente, diciamo, di cui non conosciamo la fisionomia artistica. Lo ingaggiano per completare in qualche modo la decorazione della cappella con una serie di dipinti murali che avrebbero integrato l'immagine della Madonna con il bambino. Tra questi dipinti anche un ritratto di Virgilio Silvestri. E appunto nel 1408 i committenti si presentano davanti al notaio per dire che tutto
tutta l'operazione è chiusa, gli artisti sono stati saldati e non ci sono più pendenze in merito all'ascito di Virgilio Silvestri. Fa impressione anche guardarla da dietro questa scultura, perché ci fa capire la straordinarietà di una commissione di questo genere, una grande scultura monolitica in marmo di Carrara, che da Carrara è stato trasportato fino a Ferrara in qualche modo. Non è facile capire se sia stato trasportato via mare o via terra, a un certo punto sarà stato sfruttato il Po, ma non deve essere stata un'impresa facile, soprattutto deve essere stata un'impresa molto costosa. E il fatto che sia scavata la Madonna dietro dalla mano di Jacopo della Quercia ci fa capire come lo scultore abbia saggiamente cercato di alleggerire il più possibile il peso dell'opera da trasportare. Effettivamente, da contratto, la scultura sarebbe stata inserita in un tabernacolo architettonico, il retro non sarebbe stato quindi visibile, si poteva sacrificare la schiena, insomma, sostanzialmente, e questo quindi è un escamotage per rendere meglio trasportabile questo blocco pesantissimo. Il marmo di Carrara era diventato molto famoso nel corso del Trecento. La riscoperta dell'uso del marmo di Carrara come materiale per la realizzazione di sculture in realtà risale alla metà del 200, grosso modo. È un materiale che gli antichi romani conoscevano, che nel corso del Medioevo non si usava, o comunque non si scavava più un nuovo materiale, si usava magari marmo riutilizzando i marmi romani. E alla metà del 200 in Toscana un grande artista, arrivato in Toscana in realtà dalla Puglia, Nicola, che noi siamo abituati a chiamare Pisano, ma che Pisano di origine non era, rimette in uso. Da quel momento questo materiale straordinario, così bianco, quindi anche così, che ispirava un'interpretazione simbolica del materiale, così cristallino, per cui che era possibile far diventare così lucido, diventa di gran moda e molto presto lo cominciano a chiedere anche committenti lontani dalle cave di Carrara. Il marmo di Carrara comincia ad essere esportato come materiale per la realizzazione di sculture un po' in tutta Italia, e in particolare nell'Italia padana. La cappella di Virgilio Silvestri in Duomo oggi non c'è più, noi possiamo ricostruirne l'aspetto soltanto attraverso le testimonianze antiche, i documenti e le testimonianze letterarie. Tutto quello che ne rimane è proprio la Madonna di Jacopo della Quercia. E molto presto il patronato di quella cappella passò di mano. Evidentemente i Silvestri, i successori di Virgilio Silvestri, non erano troppo interessati a mantenere i diritti su quella cappella, e già nel 1428 la cedono con tutto quello che c'era dentro, anche con la Madonna di Jacopo della Quercia, che nell'atto, diciamo, di trasferimento del patronato viene ricordata per essere di marmo bianco, lapide marmoreo albo, cioè viene sottolineato il candore del marmo. E in effetti questo doveva essere uno degli aspetti più pregiati e più apprezzati di questo capolavoro, se è vero che già gli esecutori testamentari di Virgilio Silvestri, rivolgendosi a quel pittore Michele Carli, che avrebbe dovuto completare pittoricamente la decorazione della cappella, gli danno una serie di istruzioni e poi scrivono esplicitamente nel contratto che lui non deve toccare la Madonna di marmo. Non la deve toccare perché si preoccupano di specificarlo, perché in realtà era tradizione medievale, ma anche rinascimentale, quello di aggiungere colore alle sculture, ma con un materiale pregiato come questo
questo marmo bianchissimo fatto venire da Carrara chissà a quale prezzo, i committenti si erano premurati di dirgli: mi raccomando, lasciala bianca, che si veda, che si continui a vedere la preziosità del marmo. E come la Madonna Bianca, la Madonna Alba, continua ad essere ricordata effettivamente nei documenti ferraresi. E c'è un documento molto bello che è stato scovato da Don Peverada, che ha fatto delle scoperte bellissime, diciamo, che hanno gettato ulteriore luce sulla storia di questa scultura, una visita pastorale del 1435 in cui si descrive la Madonna eseguita da Jacopo della Quercia, senza dire naturalmente che l'ha eseguita Jacopo della Quercia, e si spiega che esisteva in dotazione nella cappella un set di vestiti per questa scultura, un mantello per la Madonna con cui veniva coperta la Madonna ed uno più piccolino con cui veniva abbigliato evidentemente in certe occasioni il piccolo Gesù. Questa scultura si impone obiettivamente per la qualità e per la qualità della materia, ma soprattutto per la qualità dell'intaglio, per la qualità dell'invenzione. È vero che è difficile dire se fin dall'origine o soltanto da un certo punto in avanti qualche tocco di colore lo ha ricevuto, perché tracce di dorature nei capelli e anche nella corona della Vergine effettivamente si vedono, ma questo è un'abitudine abbastanza consolidata, cioè anche nel caso in cui si utilizza un materiale prezioso come il marmo di Carrara, questi tocchi d'oro lo sottolineano il candore del marmo, non lo censurano. Se tra il 1403 e il 1406 Jacopo della Quercia realizza per una cappella nel Duomo di Ferrara un'opera così impressionante per il materiale, così vistosa, è vero che questo capolavoro non genera niente in città, non funziona da modello, non viene replicato. E la storia della scultura del 400 a Ferrara non è una storia che comincia dalla Madonna della Melagrana. Gli altri episodi salienti della storia della scultura ferrarese della prima metà del 400 sono tutti episodi in realtà isolati tra loro, e ne avete sentito parlare la scorsa settimana da Aldo Galli, quindi non torno sulla questione, però è vero, come diceva Aldo la settimana scorsa, che i committenti ferraresi a un certo punto si orientano su Venezia. Il caso di Jacopo della Quercia, un artista toscano che in realtà, lo vedremo, a Ferrara ci arriva tramite Bologna, rimane un caso isolato, mentre tutta la vicenda successiva della storia della scultura ferrarese quattrocentesca si orienta su Venezia, quindi sono artisti veneziani che vengono ingaggiati per la realizzazione o di altre opere devozionali come la Madonna col Bambino, che nel 1408 fa realizzare un notaio della Riti e che si trova oggi a Casa Romei, opera di Filippo Di Domenico, uno scultore veneziano, sia appunto le varie tombe signorili che cominciano ad arredare le chiese cittadine, diciamo più o meno sempre realizzate da artisti provenienti, andati a cercare a Venezia. Semmai è vero che la Madonna di Jacopo della Quercia apre un dialogo più fruttuoso, non con il mondo degli scultori che a Ferrara non sono radicati, a Ferrara non esiste una scuola diciamo locale di scultura fino a che Niccolò Baroncelli non si radicherà in città e in qualche modo darà vita a una dinastia familiare.
È vero che di più agisce la Madonna di Jacopo della Quercia sull'immaginario dei pittori ferraresi. Daniele Benati già qualche anno fa notava la sintonia che lega i volumi stentori della scultura di Jacopo della Quercia con questa articolazione drastica del chiaroscuro, con questo modellato che esalta i contrasti dei pieni e dei vuoti, con l'opera di quello che sembra davvero configurarsi come il più alto rappresentante della pittura ferrarese dei primi decenni del 400, questo misterioso maestro GZ, come è stato chiamato, a partire dalla iscrizione, dalla doppia iscrizione che si vede alla base di questa Trinità che si conserva nella Pinacoteca Nazionale, che non è certamente una sigla che può riferirsi al nome di un artista, ma piuttosto alla committenza. E questo pittore, diciamo che sembrerebbe accaparrarsi tutte le commissioni più importanti del suo tempo, che è stato cautamente proposto di identificare con quel Michele De Carre, appunto originariamente coinvolto anche nella decorazione della Cappella Silvestri. Daniele Benati portava l'attenzione anche su un altro dipinto del cosiddetto maestro GZ, questa Madonna col bambino con un elegantissimo committente che le si raccomanda, la Madonna di Pietro Delardi che oggi sta a New York, e sottolineando appunto le analogie di nuovo con la Madonna della Melagrana di Jacopo della Quercia. Quindi se è vero che la Madonna di Jacopo della Quercia rimane un'opera fuori contesto e non crea, diciamo, non inaugura la scuola ferrarese della scultura del 400, è vero però che i pittori attivi in città la dovettero guardare con interesse e in qualche modo trarne spunto. Se è vero che la Madonna della Melagrana è un'opera che meriterebbe forse di essere più famosa di quello che è e più celebre di quello che è, forse c'è un'altra notizia che mette in relazione Jacopo della Quercia e Ferrara, ancora più nascosta e ancora meno nota. Il fatto cioè che i rapporti di Jacopo con la città di Ferrara non si esaurirono in quella prima commissione, ma ebbero almeno un secondo episodio alla fine della carriera dello scultore, siamo ormai negli anni 30, quando a Jacopo della Quercia, allora diciamo come da giovane, sempre in rapporti stretti con Bologna, viene evidentemente chiesto di realizzare questa un'altra Madonna col bambino, questa volta non in marmo ma in legno. Questa scultura che vedete, questa bellissima scultura molto monumentale di grandissime dimensioni, alta quasi 1,80 m, che vedete riprodotta, si conserva oggi al Louvre. Al Louvre arrivò, la comprò per il Louvre Louis Courgeot negli anni 90 dell'Ottocento, che allora era direttore del Louvre, la comprò da un antiquario che a sua volta diciamo ne faceva risalire la proprietà precedente a un cardinale e già arcivescovo di Ferrara, Luigi Giordani, che aveva una grande collezione d'arte. E diciamo in qualche modo si era tramandata la notizia, lo stesso Luigi Giordani aveva lasciato intendere che questa scultura veniva da una chiesa di Ferrara, in particolare da una chiesa carmelitana. E in effetti questa grandiosa Madonna lignea di Jacopo della Quercia stava nella chiesa di San Paolo a Ferrara.
l'identità dello scultore non era garantita in questo caso da un'iscrizione, come succede con la Madonna della Melagrana, anche se il suo stile, il suo linguaggio fece pensare fin da subito anche a Louis Courajod che potesse trattarsi di un'opera da mettere in relazione con Jacopo della Quercia. Era un'opera molto venerata, e tanto che nel 600, nella seconda metà del 600, venne allestita una nuova cappella, una cappella barocca, al centro della quale venne posta proprio questa immagine tanto più antica, che non aveva perso evidentemente la sua capacità di comunicare. Anche questa è, se la si guarda da dietro, si presenta cava. È un fatto però che per una scultura lignea è molto più abituale e non è tanto in relazione con la possibilità di trasportarla meglio. Il legno è pesante ma è comunque più leggero del marmo, ma per una ragione invece tecnica di conservazione, diciamo, il legno lo si svuota per evitare che si crepi col tempo, cioè un modo per preservare le sculture lignee. Jacopo della Quercia lo capisce soltanto a un certo punto della sua carriera, le sue prime sculture sono meno smaliziate da questo punto di vista. Se le mettiamo a confronto, la Madonna della Melagrana e la Madonna oggi al Louvre, la Madonna Carmelitana oggi al Louvre, ci vuole un po' di fiducia, credo, per credere che si tratti di opere dello stesso artista. Sono diversissime tra di loro. Quanto la Madonna in marmo è affilata nei suoi profili e tutta giocata su questo nitore del chiaroscuro e delle giustapposizioni dei pieni e dei vuoti, tanto invece la Madonna lignea è caratterizzata da un ritmo franto, ha questo aspetto quasi ammaccato, dove sono completamente svaniti quei ritmi impeccabili, quei ritmi gotici che caratterizzano la Madonna Silvestri, in favore invece di una modalità di interpretare il disegno del panneggio che è tutta rinascimentale. E in effetti, benché la Madonna del Louvre non sia documentata, per ragioni stilistiche si lega agli ultimi lavori di Jacopo della Quercia, noti, che sono degli anni 30 e si collocano soprattutto a Bologna, quindi tra le due sculture, tra le due Madonne, passano circa 30 anni. E insieme a voi vorrei capire stasera che cosa succede a Jacopo della Quercia in questi 30 anni, cioè che cosa determina questo scarto così sensibile nell'interpretazione del linguaggio figurativo. Come mai Jacopo della Quercia si trasforma così radicalmente nel corso della sua carriera? Vorrei cercare di capire con voi anche chi era Jacopo della Quercia quando nel 1403 viene contattato dagli esecutori testamentari di Virgilio Silvestri per realizzare quest'opera per Ferrara assolutamente eccezionale e straordinaria. Quando si pensa a un grande artista come Jacopo della Quercia effettivamente è stato, non ci si deve sorprendere che sia capace di trasformare il proprio linguaggio anche radicalmente nel corso del tempo. Succede spesso ai grandi artisti, appunto. Pensate alla carriera di Donatello, che è una carriera molto lunga, in realtà anche più lunga di quella di Jacopo della Quercia, nel senso che Donatello vive più a lungo. Le sue prime opere, le sue opere d'esordio, in particolare il giovane profeta che vedete sulla sinistra, che è proprio del 1406, come la Madonna della Melagrana, sono ancora pienamente calate nel gusto del gotico internazionale, nell'autunno del Medioevo.
se lo confrontiamo con un'opera della sua maturità, come l'Annunciazione Cavalcanti, che sta in Santa Croce a Firenze, che vedete invece sulla destra, vedete come lo scarto sia uno scarto drastico. E se non ci fossero i documenti, e se non ci fosse, diciamo, una sequenza di opere da inanellare tra loro, chi direbbe mai che queste due sculture sono opera dello stesso artista? C'è un parallelo, non ho scelto Donatello a caso, perché la carriera di Jacopo della Quercia ha dei momenti, diciamo, di contatto con Donatello, e in qualche modo in questo trascorrere dal mondo gotico della fine del Medioevo al mondo che guarda invece al modello degli antichi, del principio del Rinascimento, le loro strade vanno in parallelo. Un parallelo che a volte per Jacopo della Quercia è un confronto difficile da sostenere, ma insomma è questa la chiave di lettura per capire il cambio di registro che caratterizza la carriera di Jacopo della Quercia, dalla sua giovinezza alla sua maturità, alle sue ultime opere. Quando nel 1403 Jacopo della Quercia realizza la Madonna per la Cappella dei Vergini Silvestri, non è un artista alle prime armi, non è un ragazzino. Quel poco che sappiamo della sua biografia lascia intendere che sia nato grosso modo nel 1371-72, quindi all'altezza del 1403 era un uomo di almeno 30 anni, che per un artista del suo tempo significa un artista già maturo, un artista esordiva, cominciava a lavorare in modo indipendente, svincolandosi dal proprio maestro, dalla bottega in cui si era formato tra i 18 e i 20 anni, quindi a 30 anni un artista era già pienamente maturo. E forse non a caso gli esecutori testamentari di Virgilio Silvestri si rivolgono a lui, cioè sanno quello che fanno, dovevano aver avuto delle informazioni. Però è vero che noi non sappiamo assolutamente niente di Jacopo della Quercia prima di questo contratto ferrarese. Jacopo della Quercia nasce a Siena, i suoi genitori erano senesi, erano un figlio d'arte in qualche modo, perché anche suo padre era un artista, era un orafo che faceva anche l'intagliatore e il pittore, e un orafo originario di Siena che a un certo punto negli anni 80, alla fine degli anni 80, si trasferisce a lavorare a Lucca e porta con sé la famiglia, la moglie e due figli, forse i due figli, sui due figli maschi siamo informati, forse c'erano anche figlie femmine, saranno andate anche loro, ma non vengono mai ricordate. E quindi Jacopo da giovane, da adolescente, si trasferisce da Siena a Lucca seguendo il padre. Chi era questo padre? Non sappiamo molto di lui, sappiamo che doveva essere un orafo apprezzato. Se a un certo punto il signore di Lucca, Paolo Guinigi, colui che nell'anno 1400 diventa signore della città, si impadronisce della città, si rivolge proprio al padre di Jacopo della Quercia, che si chiamava Piero d'Angelo, per realizzare il proprio sigillo. Però le notizie che abbiamo di quest'artista sono molto scarse, e di fatto l'unica opera certa che gli si possa riferire sulla base dei documenti è l'Annunciazione che vedete qui in una chiesa della provincia di Lucca, Santa Maria a Benabbio. È un'opera un po' massacrata dai restauri, ma anche al di là del problema dei restauri, l'angelo forse è delle due statue quella più integra, ci dice subito come non può essere stato Piero d'Angelo ad aver ispirato Jacopo della Quercia nella definizione di quel suo linguaggio appunto così ritmico e così
è così pulito nei volumi e nei contorni che caratterizza la Madonna della Melagrana. Il suo maestro deve essere stato qualcun altro, il suo vero maestro deve essere stato qualcun altro. Certamente dal padre Jacopo deve avere assimilato quella versatilità tecnica che lo caratterizza per tutta la carriera. Jacopo si destreggia benissimo con il marmo, ma anche con il legno, e suo padre era un apprezzato intagliatore. Che abbia avuto una formazione da orafo lo dice il fatto che sapeva fondere il bronzo, e anche tutto sommato il fatto che si adatta molto per tempo a maneggiare una tecnica appena riscoperta, quella della terracotta, per la realizzazione di immagini devozionali. Quindi questa versatilità tecnica probabilmente è il contributo che il padre Piero dà alla formazione del figlio, ma la cultura più propriamente figurativa gli deve essere venuto da qualche stimolo altro. C'è un'altra notizia, la prima notizia che di fatto riguarda Jacopo della Quercia, ce lo presenta come un ragazzo irrequieto, un po' scapestrato. Nel 1394, infatti, viene coinvolto in una lite e viene giudicato e condannato dal Tribunale di Lucca per avere pestato un uomo davanti al Duomo, oltretutto. Viene condannato a una multa piuttosto salata o, in alternativa, al bando dalla città. Quando la sentenza viene pronunciata, Jacopo non c'è. Se n'era già andato, aveva capito che rischiava grosso e che era meglio andarsene. Questa è la prima notizia documentaria che ci presenta Jacopo della Quercia, che compare così nella storia. Anche la prima notizia del documentario che riguarda Donatello è più o meno dello stesso tenore, una rissa giovanile. Sono cose che capitano. Ma la domanda che possiamo dedurne noi è: dove è scappato Jacopo nel 1394? Dove è andato a finire Jacopo nel 1394? Perché quello probabilmente è l'episodio cruciale della sua carriera, cioè è quell'episodio, quello scontro con la legge che alla fine determina la svolta nella sua formazione e quindi anche nella sua carriera. Un'altra notizia certa della biografia di Jacopo della Quercia è che nel 1401 partecipa a quello che doveva essere in quegli anni il più famoso concorso della storia dell'arte italiana, quel concorso cioè bandito a Firenze per assegnare la commissione della realizzazione di una delle porte in bronze del battistero della città, la seconda. La prima era un'opera realizzata già nel 300, all'inizio del 400 si decide di riprendere l'impresa e si cerca quindi un artista in grado di fare che cosa? Di gettare il bronzo, quindi che avesse una perizia tecnica soprattutto. E anche qui non è un caso che Jacopo della Quercia, figlio di un orafo, partecipi a questo concorso. Questo concorso, lo sappiamo bene, lo vince un altro artista, lo vince Lorenzo Ghiberti, un artista fiorentino, poco più giovane di Jacopo, e quindi questa è in qualche modo una sconfitta per Jacopo della Quercia. Ma esiste un documento che forse è da mettere in relazione con l'episodio del concorso del 1401, un documento un po' ambiguo, come spesso sono i documenti, che però io credo vada messo proprio in relazione con Jacopo della Quercia e anche con il concorso del 1401. Si tratta di una lettera che Paolo Guinigi, che come vi dicevo nel 1400 diventa signore di Lucca, lo rimarrà per 30 anni, nel 1401 scrive a Giovanni Bentivoglio, che a sua volta era da poco diventato il signore di Bologna, ma lo rimarrà invece per pochissimo tempo, un
una vicenda meno fortunata. Noi non abbiamo la lettera di Giovanni Bentivoglio, quella di Paolo Guinigi è la risposta a una lettera che noi non possediamo. Ma che cosa scrive Paolo Guinigi? In sostanza dice: caro Giovanni, ho ricevuto la tua lettera in cui tu mi raccomandi questo maestro Jacopo. Bene, ti ringrazio, io in realtà lo conosco già questo maestro, so quanto vale e sicuramente lo accoglierò al meglio qui a Lucca. C'è scritto soltanto maestro Jacopo. Non dice Jacopo di Piero, Jacopo del mio orafo che mi ha fatto il sigillo, e non dice neanche che sia un maestro nel senso di un artista, un pittore, un scultore, un orafo, potrebbe essere un maestro di qualche altra cosa. Ma insomma, diciamo, tutto congiura perché quel maestro Jacopo sia veramente Jacopo della Quercia. E il fatto che la lettera venga da Giovanni Bentivoglio di nuovo ci orienta su Bologna. Che la giovinezza di Jacopo della Quercia, cioè che quei 10 anni che noi non conosciamo, di attività che sicuramente ci deve essere stata, di Jacopo della Quercia, vadano ricercati proprio a Bologna, lo diceva già Adolfo Venturi. Era un suggerimento che già veniva dal grande storico dell'arte che fu Adolfo Venturi. E su questa pista insistette poi un importante studioso di scultura gotica italiana, Charles Simon, che pensò a un certo punto di poter individuare la mano di Jacopo della Quercia in un'opera bolognese, in un'opera emblematica della Bologna tardogotica, ovvero il grandioso altare maggiore della chiesa di San Francesco a Bologna, che è un'opera documentata di 2 scultori veneziani, Jacobello e Pierpaolo dalle Masene, un'opera eseguita tra il 1388 e il 1393. Simur era convinto che la Vergine Annunciata fosse un inserto di Jacopo della Quercia, realizzato da Jacopo della Quercia in questo complesso dei Dalle Masene, quindi che Jacopo della Quercia si fosse formato alla scuola dei Dalle Masene. Se noi confrontiamo la scena dell'incoronazione della Vergine, che sta al centro del Polittico di San Francesco, con la nostra Madonna della Melagrana, ancora siamo costretti a constatare però come i loro autori parlino 2 linguaggi sostanzialmente diversi, hanno in comune l'orizzonte gotico, l'orizzonte tardogotico, ma il modo di interpretarlo è diverso, così fluida, cremosa la scultura dei dalle Masene, così spigolosa invece, nitida, tagliente la scultura di Jacopo della Quercia. E Simur era convinto che un'altra scultura di origine bolognese, che oggi si trova alla National Gallery di Washington, ma che proviene da Bologna, potesse essere riferita a Jacopo della Quercia, potesse costituire appunto un elemento per colmare quel vuoto di 10 anni che caratterizza, ahimè, la giovinezza di Jacopo della Quercia, questa meravigliosissima Madonna dell'Umiltà. Quando abbiamo progettato la mostra sul Rinascimento a Siena, dove la Madonna della Melagrana troneggiava meravigliosa al centro di una sala, secondo me, memorabile, abbiamo voluto portare anche questa Madonna dell'Umiltà per verificare il rapporto, se veramente ci fosse un rapporto possibile, un rapporto che in fotografia sembrerebbe non esserci, appunto, ancora una volta, così questi ritmi più allentati, queste divagazioni calligrafiche sembrano non calzare invece con l'impeto puntuto e con la verve plastica di Jacopo della Quercia, della Madonna della Melagrana. E in effetti credo che, benché la Madonna dell'Umiltà oggi a Washington abbia in realtà dei rapporti con Jacopo della Quercia, non sia un'opera di Jacopo della Quercia, ma sia l'opera piuttosto di un artista che lavora a Bologna e che a un certo punto ammicca, guarda a Jacopo della Quercia.
diciamo, è un'opera che si lega bene con altre sculture che si vedono a Bologna, come questa bellissima tomba che si conserva al Museo Civico Medievale e che viene dal Duomo di Bologna, da San Pietro. Negli anni 80, Luciano Bellosi, in un saggio dedicato al lavoro di Jacopo della Quercia a Bologna, in particolare al portale maggiore della Basilica di San Petronio, cui Jacopo attese negli ultimi anni della sua carriera, lasciandolo incompiuto, fece notare la strana analogia che lega quel modo di articolare la stoffa sul petto della Madonna della Melagrana, quell'idea di quella cintura che stringe e che genera quella serie di pieghe a ventaglio così nitide, come dei tagli nella stoffa, sembrano davvero dei tagli di fontana, con un'altra scultura che si trova a Bologna, appunto, e Bellosi indicava un dettaglio. La foto che vedete sulla sinistra è una foto che ho recuperato io da qualche parte, quella che vedete sulla destra è il dettaglio che pubblicava Bellosi in quel saggio. È un'altra Madonna che non tiene in braccio nessun bambino, una Madonna incoronata come quella che si vede al centro della pala dell'altare maggiore dei Francescani, che decora, vedete, un sepolcro che si trova in San Francesco, o meglio all'esterno di San Francesco, alla base di uno dei due campanili della chiesa. Anche questo un sepolcro che coniuga scultura e pittura, anche se un po' deperito. E il sepolcro di un professore dello studio bolognese, Pietro Canettoli, che appunto sceglie di raccomandarsi alla Vergine incoronata. Se al di là di quel confronto minuto, cioè le pieghe qui sul petto della Madonna della Melagrana e le pieghe che stanno invece sul ventre della Madonna bolognese, quindi se al di là di questo confronto puntuale guardiamo nell'insieme le due sculture, la tomba Canetoli, nel caso della tomba Canetoli, un rilievo, non una scultura tutto tondo, effettivamente sembra di cogliere una sintonia molto intima, cioè quella verve impetuosa che dà forma ai corpi che si espandono nello spazio, questa capacità di sottolineare gli aspetti plastici della materia e appunto questa monumentalità espansa, ma anche questo modo di articolare il panneggio in pieghe vigorosissime che scartano, che si incuneano, che formano degli occhielli, dei recessi improvvisi come delle virgole. Effettivamente c'è un'analogia, questa cascata di pieghe sul fianco, cioè sembra davvero che in questo caso siamo davanti a due opere che dialogano, cioè due modi di intendere la scultura gotica in perfetta sintonia. Quindi la pista bolognese era la pista giusta, in qualche modo anche il cantiere di San Francesco era l'edificio giusto a cui guardare, ma più che non all'altare maggiore, allora piuttosto alla tomba Canetoli. Sembra questo veramente il modello per Jacopo della Quercia. La tomba Canetoli è opera di un artista, appunto, che un tempo si chiamava il maestro del Sansone. Lo si chiamava così perché aveva scolpito una figura di Sansone alla base di una delle grandi finestre che vedete si aprono sui fianchi di San Petronio, che sono decorate da una teoria di figure di profeti e di santi, mezze figure di profeti e di santi, inquadrate entro cornici geometriche e che animano l'esterno della chiesa con la loro verve espressiva. Sono figure memorabili appunto per la capacità di variare e per
l'intensità espressiva, figure tutte caratterizzate da queste sagome iperespanse e da un plasticismo, da una capacità di resa plastica che veramente sembra la premessa diretta alla Madonna della Melagrana. È uno scultore, quello che le realizza, appunto, anche capace di umorismo, insomma, questa Santa Caterina così prosperosa, con l'aria così decisa, davvero, diciamo, sono figure che si ricordano, sono figure che non si dimenticano. Ebbene, questo scultore non è uno scultore bolognese. A Bologna, come a Ferrara, non c'erano scultori autoctoni, quindi quando si decise di costruire, di decorare San Petronio, si decise di reclutare della manodopera un po' a Firenze e un po' a Milano, un po' al cantiere del Duomo di Firenze, un po' al cantiere del Duomo di Milano. L'autore delle figure, dei finestroni di San Petronio, è uno scultore che viene dal cantiere del Duomo di Milano, che al cantiere del Duomo di Milano aveva già dato prova di sé con alcune immagini altrettanto memorabili. Quella che vi mostro sulla sinistra è una figura di profeta che sta in una chiave di volta, quindi praticamente non si vede dentro il Duomo, mentre le figure di San Petronio spiccano e sono così visibili e si offrono allo spettatore. La chiave di volta con questo profeta addia dentro il Duomo di Milano, la si vede meglio in fotografia che dal vivo. Ma è appunto uno scultore, quindi, che si forma in quel cantiere internazionalissimo dove convergono artisti provenienti veramente da tutto il mondo, si potrebbe dire, e dove gli artisti locali, gli artisti lombardi, quindi, così mescolano la propria cultura autoctona con queste aperture internazionali. Questo scultore si chiama Alberto Di Nicola ed era originario, come quasi tutti gli scultori lombardi, in realtà del Ticino. Era originario di Campione, cioè della diocesi di Como, da cui appunto provenivano tantissimi artisti e continueranno a provenire tantissimi scultori che poi si muoveranno in giro per l'Italia e per il mondo. Ad Alberto da Campione si può collegare anche un'opera, questa scultura, questa Madonna col bambino in legno di piccole dimensioni, che sta in proprietà privata, oggi sta nella collezione di un collezionista di origine cipriote, ma quando io l'ho vista per la prima volta la possedeva un antiquario fiorentino che era convinto di possedere il modello per la Madonna della Melagrana di Jacopo della Quercia. Era convinto, cioè, che fosse un'opera di Jacopo della Quercia e che fosse il modelletto per la Madonna della Melagrana. Effettivamente le relazioni sono relazioni strettissime, non sono tali da poter dire che questo è il modello per la Madonna della Melagrana, ci sono delle varianti, ma certamente l'idea di fondo, a partire dall'iconografia, cioè l'idea della Madonna che tiene il bambino dritto sul ginocchio sinistro e che lo regge appena, lo tocca appena con la propria mano sinistra, è un'idea molto simile, ma è simile poi la tipologia delle due giovani figure di Maria con questi capelli ondulati che sbuffano, che escono dalla corona, dal velo, ed è simile il modo di intendere la scultura, questi valori plastici portati alle, diciamo, esaltati da un chiaroscuro che costruisce le forme, che le articola nello spazio e che appunto sottolinea il meccanismo dell'azione dello scultore. Quindi, alla fine, probabilmente il vero maestro di Jacopo della Quercia va riconosciuto in questo artista lombardo che a un certo punto lascia il cantiere del Duomo di Milano per trasferirsi a Bologna, e a Bologna a Bologna si svolge un tratto lungo della sua carriera, perché ci rimane una decina di anni.
Alberto da Campione lascerà Bologna soltanto nel momento in cui il cantiere di San Petronio in qualche modo chiude i battenti per ragioni politiche, diciamo così, e quindi farà ritorno a Milano. Quando succede questa cosa? Molto vicino al 1403, inquietantemente vicino al 1403, cioè quell'anno, quel 1403 in cui Jacopo della Quercia accetta di realizzare un lavoro a Ferrara e lo fa per il tramite di un amico bolognese che a Ferrara aveva degli agganci importanti. Arduino da Baiso è un artista, vi faccio scorrere ancora qualche confronto tra la Madonna di Ferrara, di Jacopo e quella di Alberto da Campione, confronti che mi sembrano, diciamo, eloquenti, che non hanno bisogno di spiegazioni. Vi dicevo, Arduino da Baiso per noi è una figura un po' sfuggente, è stato proposto, io credo alla fine con dei buoni argomenti, anche se non dirimenti, che sia lui l'autore di questo polittico che si trova nella Cappella Bolognini in San Petronio, e che come vedete è una replica dell'altare marmoreo della chiesa di San Francesco, ma i documenti lo restituiscono come un artista, un intagliatore molto, molto richiesto da committenti non soltanto bolognesi, molto attivo e che a Ferrara aveva appunto degli agganci personali. Quindi Tommasino può essere stato il tramite di comunicazione tra i committenti della Madonna della Melagrana e questo artista giovane, non giovanissimo, che a Bologna era arrivato in circostanze così un po' burrascose e che a un certo punto a Bologna aveva evidentemente visto svanire le proprie prospettive, che aveva tentato la fortuna a Firenze partecipando a quel concorso che a Ghiberti cambiò l'esistenza e la carriera, ma che lui non vinse, e che quindi a un certo punto dovette trovare molto conveniente accettare la commissione della Madonna per la cappella di Virgilio Silvestri. Non era destino, evidentemente, che Jacopo della Quercia si fermasse a Ferrara. Non era destino. Una circostanza tragica in realtà alla fine lo ricondurrà in Toscana, lo ricondurrà a Lucca, la sua città d'adozione. Nel dicembre del 1405 muore infatti la moglie di Paolo Guinigi, e vi ricordo che la Madonna Silvestri non era ancora finita a questo punto. Evidentemente Paolo Guinigi si mette d'accordo con Jacopo della Quercia per realizzarne il sepolcro. E Jacopo della Quercia capisce che quella è l'occasione per tornare a casa e capisce che quella sarà l'occasione della sua vita e della sua carriera. Paolo Guinigi è un uomo ambizioso, Lucca ai suoi tempi era una città assolutamente all'avanguardia dal punto di vista culturale, era una città prospera, ricchissima e che guardava alla produzione artistica con uno sguardo che abbracciava tutta l'Europa. Paolo Guinigi vuole per sua moglie una tomba eccezionale, una tomba diversa da tutte le altre che si potevano vedere in quel momento in Italia, anche nelle principali capitali, a Milano o a Firenze. Una tomba che si ispira ai modelli reali spagnoli, una tomba che assomiglia alle tombe dei re di Francia che si vedono a Saint-Denis e che Jacopo della Quercia è in grado di interpretare in una maniera tutta sua, originalissima, combinando cioè un sarcofago all'antica, ispirato ai modelli antichi, e un ritratto, quello di Ilaria, di una vividezza invece mondana del tutto straordinaria. È questa l'opera che cambierà la carriera di Jacopo della Quercia, non c'è dubbio, non fu la Madonna Silvestri, fu il monumento di Ilaria del Carretto, che non è soltanto un'opera celeberrima che ha avuto tantissima fortuna moderna, fortuna letteraria, ma dovette essere un'opera che ai suoi tempi fece scalpore, anche per la sua tipologia eccentrica, anche per la sua tipologia così diversa dalla routine.
E vedete che Ilaria è raffigurata con un vestito meraviglioso alla moda del momento, era un vestito di tipo francese che andava di moda a Parigi e che Ilaria evidentemente teneva nell'armadio, come tutte le signore della buona società dell'epoca. Si chiamava Luppelande, era una specie di soprabito con queste maniche aperte come se fossero le ali di un pipistrello. Qui la tomba di Ilaria di Caretto, a differenza della Madonna della Melagrana, non è documentata in nessun modo, non ci sono documenti, non ci sono iscrizioni, le fonti sono reticenti, tanto che ancora non tantissimi anni fa è stato proposto di sottrarla al catalogo di Jacopo della Quercia per riferirla invece a un artista francese, a un artista borgognone. Ma invece, come già aveva intuito Cesare Gnudi tanti anni fa, a provarci che si tratta proprio di un'opera e di un capolavoro di Jacopo della Quercia, se ci fosse davvero bisogno di tornarci sopra, è il confronto con la Madonna della Melagrana di Ferrara, che offre anche un riferimento cronologico. Voi direte, beh, ma se Ilaria del Carretto è morta alla fine del 1405, per forza la tomba deve essere più o meno di quel giro d'anni. È vero, ma non è vero, a volte le tombe vengono realizzate anche anni dopo la morte del destinatario. E invece il confronto con la Madonna della Melagrana ci fa capire che gli anni sono proprio quelli, cioè gli anni, i mesi immediatamente dopo la morte di Ilaria, cioè Jacopo si sforza di terminare la Madonna Silvestri e si butta a capofitto in questa nuova impresa nella sua Lucca, che nel frattempo, da quando lui cioè l'aveva abbandonata nel 1394, era veramente diventata una capitale artistico, un centro nevralgico del gotico internazionale, cui Jacopo della Quercia contribuisce in prima persona, ma contribuisce anche ad arricchire con quella trama di relazioni che si era fatto in quel giro un po' così, un po' con l'acqua alla gola, quello aveva costretto a lasciare Lucca. Sarà infatti un figlio di Tommasino di Baiso, Arduino, che realizzerà per Paolo Guinigi un mobile ai suoi tempi famosissimo, uno studiolo in realtà, più di un mobile, che a un certo punto Lionello d'Este, dopo la cacciata di Paolo Guinigi dalla città nel 1430, cerca di comprare e di portare qui a Ferrara, in qualche modo chiudendo un corto circuito che la carriera itinerante e la vita un po' scapestrata di Jacopo della Quercia hanno contribuito a rendere così frizzante.